ha dimostrato di essere grande amante dello sport, perché l'abbiamo visto praticamente in tutte le discipline sportive e sappiamo che è reduce anche dalla partita di calcio a 5 pomeridiana. Non è voluto mancare qui alla partita di pallamano per un appuntamento importante, parliamo di Serie A 1, la massima serie. Assolutamente sì, la vicinanza massima a tutti gli sport di tutte le categorie, maschili e femminili. Oggi appunto un doppio appuntamento con la Lisciani Teramo che ha vinto molto bene, sono ricominciati i campionati, quindi ricomincia il mio giro di cercare di andare almeno una volta a vedere un po' tutte le partite, non tutte le partite, ma andare a trovare tutte le società. La presenza delle istituzioni vale anche a questo, cioè a supportare l'attività delle nostre ragazze, che dopo una prima fase ovviamente di assestamento e anche di entrata sostanzialmente al regime dell'attività sportiva, oggi guardano al futuro con una prospettiva diversa, e quindi la vicinanza della città si sente e si avverte proprio per questo con grande forza e determinazione. Non dimentichiamo che poi l'orgoglio di giocare il massimo campionato è un aspetto che va sottolineato, quindi è molto importante anche questo, il valore dello sport con la visibilità, la conoscenza della nostra città. Con l'assessore allo sport Alessandra Ferri invece parliamo di questa struttura del Pala San Nicolo che ospita queste gare. Saranno dei lavori in futuro da fare, ma per il momento è una delle strutture migliori per quanto riguarda la pallamano, ma anche altre discipline sportive. Sì, certo, una delle migliori. I lavori tra l'altro sono imminenti e quindi diciamo si punta sempre a riqualificare, a utilizzare sempre al meglio e sempre nelle migliori condizioni. Questo è anche il tipo di vicinanza che sicuramente dobbiamo dare, oltre a fare il tifo.